Bella a tutti ragazzi, eccoci qui in compagnia di Gigi Michael 99 e siamo qui Ciao a tutti. per presentarvi la trincia New Holland che abbiamo acquistato come DLC dentro al sito di Farming Simulator 2015. È Sì, la trincia è il prezzo di 5 euro, credo. circa sì, No, se non mi 5 euro. sbaglio. È la trincia preferita di Gigi Michael 99. Chiudete la Ah, barra, bevete. modestamente io sono amante di New Holland, cioè, Ecco, non c'è paragone. come saprete, questa è la barra da mais e il resto, barra da triticale, barra da paglia per fare silato, oppure anche da erba. Questa qui è la Sì. barra rossa, sempre identica, niente male. Prego la presentazione di GMICO99 che fa la presentazione dell'esterno di questa bellissima Ok, trincia. come hai detto te, praticamente, aspetta, vi mostro intanto la barra aperta, se riesco ad aprirla. Ok. Bellissima l'animazione, diciamo pure perché è Sì, un bello. po' brutta che sparisce il carrello, però Però, vabbè, vabbè. dai. È un'ottima trebbia, ottimo sound. Questa è la barra, cioè questa qua rossa e quella gialla sono identiche, cambia solo il colore. Se voi andate anche quando l'ho acquistata, è anche stesso modello, quindi cambia solo il colore. Sì, molto dettagliata, si vedono anche tutti i denti. Mostra pure dove sei. Vabbè, Sì. mostra pure tutti i denti, si vedono. Vedi anche i cavettini Cioè, sotto, tutto che gira sì, poi. e dopo, come il resto, cioè, è una buona texture, cioè, assomiglia molto alla Chrome, insomma. Sì. Interni, Gli interni, decidete. ragazzi, gli interni non sono male. Cioè, come stare seduti circa su una crone. È come star seduti su una trebbia New Holland, eh? Il bracciolo è un po' differente, non c'è l'IC, non funziona il joystick, funziona solo avanti e indietro, vedete i numeretti lì a destra, funzionano, dietro buona visibilità, il condotto si estende, vedete si è già esteso il condotto, scusate ho sbagliato il pulsante, il condotto si estende, bello, sì, bella anche il condotto. Dietro le luci non sono male, si funzionano tutti, guardate le belle luci che abbiamo, sia davanti che dietro, pure sul condotto qua come nella realtà, molto molto belle le luci, a me soprattutto piacciono le luci, lampeggianti non sono niente male, ecco, punto, basta ragazzi, dentro, interni, fuori, bello, Ok. facciamo vedere l'animazione della barra. Vedete intanto così, bellissima animazione, funziona tutto, non ci sono Adesso la vedete problemi. anche in azione nel campo qua di fianco. Il clacson, se sentite, un po' basso, carino dai. Portala tu Michael, io vado intanto al campo Ok. 6. Dopo come barre, come ha detto prima Riccardo, ci sono quelle solite. Master Rick. Sì, vabbè, Master Rick, scusa, mi dimentico sempre. E vabbè, ci sono le solite, quelle per fare silato di paglia e Sì, silato d'erba o sì. triticale, roba così, cioè. Sì, diciamo ragazzi che se uno è appassionato di New Holland, questo mancava nella sua collezione. Esatto, bravo. Infatti Questo è da perché dire. mancava questo pezzo nella collezione. Ecco. La stavo Bello. cercando. Sì, la Crown è la Crown. Niente da Però. dire, la Kron, perché è anche un ottimo macchinario, anche nella realtà io l'ho Sì. vista, è un ottimo macchinario, però New Holland, Il tuo Farming Simulator preferito non si 2015, può dire niente, cioè no. sul 2015 la base è New Holland, figurati se non potevano mettere una trivia così, vabbè. Ragazzi, adesso acquistiamo il campo che ci siamo dimenticati di acquistare. Vista mia, errore mio. Ragazzi, questi test mod saranno anche veloci perché come sapete ragazzi anche noi abbiamo il nostro da fare, non è poco, vieni da questa parte oppure rimani lì, Michael99, Gigi Marco no, Michael99. Chiamami pure Michael. Michael. Sì. Michael, qua si acquista il campo, vabbè, poi faremo una bella presentazione di questa bellissima mappa piccola, utilizzeremo, non so se ci faremo una serie test mod sicuri, perché test mod sicuri al 100%, costa sto campettino insomma. Campettino, non tanto, pronti? Sei pronto? Sì. Ok, anch'io.
Sto arrivando col Puma, vedete un bel dirt ragazzi del Puma. Puma, vi faremo anche più avanti un test mod del Puma con il caricatore frontale, quello per le balle e varie cose del Puma che sono carine, che ho trovato su Modoster, molto molto belle. Eccoci qua, siamo pronti. Ok, Rallentiamo, ma ci rallentiamo, sono i torna fari a accesi? parlare con me. Sì, li ho accesi Ok. io. Pronti. Accendiamo i lampeggianti, come sempre, che a me io amo i lampeggianti, pronti. Ok. Ottimo sound di accensione. E Pronti. pronto a partire? Pronti. Sì, parte. Ottima animazione del mice che Sì, entra. quello parleremo quando presenteremo la mappa. E Sì. ci spostiamo un po' più in qua perché altrimenti abbiamo tutto addosso. Dopo, vabbè, sputo del tubo è sempre Sì. quello normale. Normale, infatti. Vi facciamo vedere l'interno mentre trincia, si scende un attimo, Sì, ci cambiamo di giusto, posto. vieni. Ok, bene. L'interno ragazzi, l'esterno mentre trincia è da top perché vedete proprio le come posso dirvi, il mais che entra dentro, bello, proprio veramente bello. L'interno non è niente male, mentre trinci non ti dà forse ti dà col carro dietro, non abbiamo provato ma non credo, perché non ce l'hanno alcuni, non ha l'IC, cosa che a me sinceramente piace tanto l'IC. Bello, vedete il raccoglitore delle pannocchie, niente male, solita trincia, ecco, ma ci mancava da noi. Qui dietro vedete potete agganciare, abbastanza alta da terra, sinceramente, o no? Sì. È abbastanza alta, manca secondo me una cosina, intorno a me, esempio l'IC delle porte, l'IC che ne so, se, avendola pagata potevano anche metterlo il pesetto qua dietro della nuvola, perché semmai sono dei terreni è giusto avere il pesetto dietro, oppure dentro così hai un carro, vedere il riempimento del carro nel tablet di comando. Sì ragazzi, poteva andare anche far andare avanti e indietro il joystick, almeno quello ragazzi potevano metterlo. Però devo dire la Gigant ci ha fatto un bel lavoro, noi amanti di New Holland siamo stati, io ragazzi non sono agricoltore, mi piacerebbe fare l'allevatore, un bel lavoro, amo New Holland, amo tutti i trattori, non ho niente in particolare, però ragazzi questa trincia mi piace assai. Con questo video ragazzi è tutto, ci Ok, vediamo al scende prossimo, dalla trincia. usciamo dalla trincia e vediamo il prossimo test mod che sarà forse un altro DLC sempre di Farming Simulator 2015 Espolliciata per o vederlo. spolliciate, ecco. Iscrivetevi, lasciate un bel like, mi raccomando ragazzi, più siamo più mod mentiamo, che sia chiaro, più persone abbiamo, quindi se conoscete gli amici mandatemi un messaggino per WhatsApp, un messaggio su Twitter, Facebook, mandatelo ragazzi. Ci fate contenti, noi siamo contenti di avere persone, sicuramente sceglieremo anche qualcuno, non andare in acqua. Da notare ragazzi che questa trebbia è anche waterproof, che può andare Waterloo. anche in acqua, Può andare pure vedete? in È anche acqua. waterproof, quindi mi raccomando, Esattamente. compratela perché è molto Compratela, figa. non costa tanti soldi, è carino, come DLC non vi lasciamo link in descrizione perché giustamente noi l'abbiamo comprato, ognuno l'ha comprato, che sia chiaro ragazzi, non comprate cose una in tre che non va per niente bene, perché la Gigans appena vi vede vi blocca. E GG Michael 99, questo video è tutto, alla prossima. Aspetta, aspetta, fermo, 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 fermo. No. Hai già stoppato? Ok. Io Masterick siete la stessa persona, lo sapete? Sì, io Masterick, colui Mega che parla figo. ragazzi, lo vedete su informazioni, Masterick è l'amante dell'allevamento delle vacche. Sì, chiaro, vacche e non mucche. E saresti Ragazzi, te sì. praticamente. Alla prossima, ciao ciao! Ciao ciao.